Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. A Pescara oggi commercianti e residenti del comitato Salviamo Viale Marconi hanno effettuato un sit-in sotto al municipio. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dopo la protesta del 26 marzo scorso che vide commercianti e residenti di Via Marconi sfilare in corteo per chiedere la modifica del progetto che riguarda la più importante arteria cittadina, questa mattina gli aderenti al comitato Salviamo Viale Marconi hanno effettuato un sit-in sotto la sede di Palazzo di Città in Piazza Italia. La richiesta è sempre la stessa: modificare il progetto e trovare posti auto nella zona più importante del capoluogo adriatico. Viale Marconi fondamentalmente, se mi permettete, fa schifo perché non è fatta per un'utenza debole. Allora, quando tu fai una strada e non la progetti prima per un'utenza debole, cioè per un portatore di handicap, per un anziano, per un bambino, per un disabile, cioè per quella fascia più debole, vuol dire che stai facendo qualcosa contro l'umanità. E Via Marconi non è fatta per favorire l'utenza debole, è fatta per far passare i pullman velocemente e basta. E questo non è compatibile con il vivere cittadino di una città. Insomma, non c'è niente da. Non se ne può parlare. Quando sono fatti male gli attraversamenti pedonali o non sono fatti proprio, c'è una doppia striscia continua e quindi un bambino dovrebbe attraversare di là senza la possibilità di usare un semaforo, senza la possibilità di avere un'isola salvagente. Cioè, non ne possiamo parlare. Cioè, nasce un progetto proprio all'opposto di quello che dovrebbe essere. Abbiamo provato più volte a avere questi incontri con l'amministrazione, ma è stato impossibile avere un confronto costruttivo e quindi per la seconda volta, questa volta in modo più allargato, perché non parliamo solo noi di Viale Marconi, ma parlano tutti gli esercenti della città di Pescara, da nord a sud, in quanto Pescara è una città che nasce e si sviluppa sul commercio. E tutte le politiche in essere da questa amministrazione sono anticommerciali e quindi noi chiediamo che vengano poste in essere delle politiche che aiutino il commercio a rimanere in piedi, perché dopo 2 anni di pandemia c'è da dire che c'è bisogno di un supporto, e invece vediamo che qualunque tipo di mossa che il comune sta portando avanti sta andando contro gli esercenti di Pescara. Il disegno di legge appalti, criticato dalla CGIL, il sindacato parla di ricadute negative sul settore per la possibilità di escludere la clausola sociale, che diventa facoltativa. Ranieri, voi chiedete come CGIL che per quanto concerne il disegno di legge appalti venga ripristinata la clausola sociale. Perché? Beh, assolutamente sì, questo disegno di legge è stato già approvato in Senato, ad ora in discussione in Parlamento, quindi noi ci appelliamo a tutti i parlamentari perché emendino questo disegno di legge. La clausola sociale sostanzialmente negli appalti è quella che garantisce in tutti gli appalti pubblici che vengano riassorbiti i lavoratori che si trovano in quell'appalto, quindi se parliamo di una mensa piuttosto che di altri servizi, pensiamo appunto a tutte le mense scolastiche, le pulizie, pensiamo al servizio di CUP degli ospedali e così via. La clausola sociale consente di riassumere tutti quei lavoratori. Dire, come fa il disegno di legge, che non vi è più la obbligatorietà, bensì solo la facoltà della clausola sociale, significa rischiare che migliaia di lavoratori in Abruzzo vadano a casa nei cambi di appalto. Cipollini, quali sarebbero le ricadute sul settore degli appalti qualora non venisse più garantita l'obbligatorietà della clausola sociale? Ma potenzialmente sono a rischio tutti i posti di lavoro dei lavoratori che stanno negli appalti, soprattutto negli appalti di servizi che sono ad alta intensità di manodopera, in tutta l'Italia e nella nostra regione, nell'Abruzzo e nel Molise. Diciamo che nei nostri territori sono almeno più di 10.000 i lavoratori che stanno in questi appalti. Noi parliamo di tutte le scuole pubbliche, gli uffici comunali, di quelli che sono i presidi sanitari, ospedali, uffici ministeriali. In tutti gli uffici ci sono lavoratori che fanno pulizie, che fanno mensa, che fanno questi tipi di servizi, questi, vigilanza, questi sono degli appalti. Se ogni volta che viene bandito una gara d'appalto si mette in discussione i posti di lavoro, si vive in una situazione di costante precarietà. Il bollettino Covid, balzo di nuovi casi in Abruzzo, complici le festività in cui sono stati eseguiti
meno tamponi. Nelle ultime 24 ore si registrano 3.746 nuovi casi, è il dato più alto dallo scorso 1 febbraio. Del totale 3.222 sono stati identificati attraverso il test antigenico rapido e il tasso di positività calcolato sulla somma tra i test molecolari e quelli antigenici è pari al 16,7%. L'incidenza dei contagi per 100.000 abitanti torna sopra quota 1000 e a 1021. In lieve aumento i ricoveri, il tasso di occupazione dei posti letto sale al 6% per le terapie intensive e al 24% per l'area medica. 5 decessi recenti, il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia sale quindi a 3.174. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 49.731, 2.351 in più rispetto a ieri. Di questi 327 pazienti, uno in più rispetto a ieri, sono quelli ricoverati in area medica e 11, due in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva. Gli altri 49.393 positivi accertati, 2.348 in più rispetto a ieri, sono ovviamente in isolamento domiciliare. I guariti delle ultime 24 ore sono 1.388 e dei 5 decessi comunicati poco fa, 2 risalgono a giorni scorsi, ma comunicati oggi dalle ASL, mentre gli altri 3 riguardano pazienti di età compresa tra i 75 e gli 85 anni d'età, uno in provincia di Chieti, 2 nel Teramano. Dei casi odierni, 634 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 1230 a quella di Chieti, 839 a quella di Pescara, 905 alla provincia di Teramo, mentre 57 dei contagiati provengono da fuori regione e per altri 79 sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. Cambiamo argomento. Questa mattina ha incontrato la stampa il nuovo questore di Chieti. Si tratta di Francesco De Cicco, un volto noto in Abruzzo, ha già lavorato a Pescara, prima come capo gabinetto e poi come vicario del questore. È la stessa funzione, quella di vicario, che ha avuto anche a Teramo. Ascoltiamo Selenia Secondi. Arriva da 3 anni a Rimini il nuovo questore di Chieti, Francesco De Cicco, originario di Napoli, è entrato in polizia nell'88, è stato vicecommissario a Torino, Agrigento, poi a Firenze nella polizia scientifica, per passare a Roma al servizio centrale operativo e infine a Pescara come vicequestore. Tra le operazioni di polizia giudiziaria che ha condotto in Abruzzo va ricordata sicuramente quella che ha portato all'arresto degli affiliati alla banda che metteva a segno furti dai bancomat di quasi tutto l'Abruzzo. Lei eredita il lavoro del questore che l'ha preceduta, Nino Gargano, e lui è stato proprio colui che ha lanciato l'allarme negli ultimi tempi, anche su spinta delle lamentele dei cittadini, di questo spaccio di giovanissimi che c'è in centro a Chieti. Con quale spirito accoglie questo ruolo oggi? Io conosco il collega Nino Gargano da diversi anni, abbiamo condiviso una fetta significativa della nostra esperienza in polizia, so che lui ha lavorato molto bene in questo territorio, ci siamo sentiti più volte in questi giorni, mi ha rappresentato questo ed altre problematiche che mi accingo a mettere in campo insieme agli altri colleghi che collaboreranno in questa nuova esperienza. Per lei in realtà è un ritorno a casa, perché il territorio lo conosce già, è stato vicario sia a Teramo che a Pescara? È un ritorno a casa in tutti i sensi, sia affettivamente che professionalmente. I problemi ritengo di conoscerli abbastanza, ma bisogna essere sul pezzo per conoscerli ancora meglio, bisogna essere vicini alle persone, alle altre componenti della società, ed è importante instaurare un po' con tutti un dialogo costruttivo, perché soltanto in questa maniera si possono risolvere il problema a cui lei faceva cenno, ma anche ad altri problemi. A Pescara, studenti del liceo scientifico Galilei in un progetto con carrozzine determinate. Alcuni ragazzi hanno attraversato la città in carrozzina per toccare con mano le difficoltà che quotidianamente sopportano le persone con disabilità. Vediamo.
L'obiettivo è quello di abbattere i muri della discriminazione, oltre che demolire le barriere architettoniche, e si è partiti proprio dai giovani del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, che da oggi potranno fregiarsi del titolo di sentinelle della civiltà. Il progetto, promosso dall'ufficio disabili del comune di Montesilvano e dal suo responsabile Claudio Ferrante, nel duplice ruolo anche di presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, ha coinvolto questa mattina 53 alunni delle classi terza e quarta del liceo pescarese. Il là al progetto è stato dato ad ottobre, quando le due classi hanno avuto modo di riflettere sul concetto di felicità da un punto di vista inedito ed inatteso, per poi lasciarsi ispirare dall'esperienza condivisa con i collaboratori dell'associazione. Nella giornata di oggi i giovani, partendo dalla sede del liceo di via Vespucci, si sono messi invece alla prova con l'esperienza empatica che li vuole direttamente su strada alla guida di carrozzine, provando direttamente sulla loro pelle le difficoltà di ogni giorno tra marciapiedi senza rampe, radici prominenti e dislivelli eccessivi. Oggi i ragazzi del liceo scientifico Galileo di Pescara sono diventate sentinelle della civiltà e ora faremo questo esperimento, questa esperienza empatica in carrozzina, per dimostrare che cosa? Che la disabilità non è una malattia, ma una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, quindi è l'ambiente a creare disabilità, non altro. E quindi i ragazzi immediatamente proveranno, toccheranno con mano il significato di un gradino di 5 cm, un muro, una salita, e praticamente tutto ciò che tende a imprigionare la persona disabile. Noi siamo nelle scuole, ci siamo apposta, questo progetto meraviglioso che abbiamo scritto e lo stiamo portando in tutte le scuole, non solo d'Abruzzo, ci viene richiesto veramente da tutta Italia. È un progetto meraviglioso, pedagogico, che prende in considerazione proprio un fatto molto semplice, che se ci pensiamo bene siamo tutti disabili, perché lo siamo, perché non siamo in grado tutti di fare qualcosa, e quindi nel nostro piccolo lo siamo davvero tutti, e questo è importante, perché così poniamo all'attenzione la persona, l'essere umano, e non più il problema, perché poi entra immediatamente il pregiudizio, no? Quello che colloca la persona disabile nel diverso. I ragazzi sono stati meravigliosi, perché abbiamo già fatto un primo passo con loro in classe e hanno capito perfettamente tutto questo. Il comune di Teramo, attraverso la gestione pubblica della Team, punta a trasformare il centro di raccolta rifiuti di Contrada Carapollo in una cittadella del riuso, e in programma ci sono interventi strutturali importanti legati ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tania Bonnici Castelli. Il centro di raccolta rifiuti di Contrada Carapollo a Teramo, gestito dalla Team, si pone come obiettivo quello di diventare una vera e propria cittadella del riciclo, un luogo dove i materiali a fine vita possano trasformarsi in una nuova risorsa economica per la comunità teramana. Ciò che noi consideriamo rifiuti in realtà sono materiali di recupero, e in questo momento storico in cui le materie prime sono sempre più carenti diventa chiaramente un valore aggiunto avere un luogo di questa caratura. In questo momento noi ci troviamo tra l'altro sotto la tettoia per i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, frigoriferi, ma anche semplicemente fonto, stapane, quindi piccoli e grandi rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, con al di sopra una copertura con pannelli fotovoltaici che servono a creare dell'energia che servirà sicuramente per le macchine elettriche di cui si doterà la Team, ma anche ad alimentare l'ufficio qui all'ingresso del centro di raccolta. Comune e Teramo Ambiente si impegnano dunque alla completa realizzazione del polo integrato di Carapollo, che comprende il centro del riuso e il centro di trasferenza, un percorso appena iniziato e che prevede interventi strutturali importanti legati ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stata creata una cartellonistica attraverso la quale si capisce cosa si viene a fare qui e il modo in cui si conferiscono i residui di casa. È stato creato un nuovo servizio d'ingresso, per cui ci sarà una risorsa dedicata affinché venga verificato il controllo e l'iscrizione alla Tari, e poi abbiamo cercato di dare un senso anche cromatico
specifico a quello che bisogna fare, nel senso che oggi quasi tutti identificano il rifiuto differenziato con i colori, anche perché i mastelli che abbiamo a casa ne sono già un primo esempio. Abbiamo cercato di seguire queste indicazioni per rendere più agevole quello che si viene a fare a Carapollo. Tra pochi giorni sarà 25 aprile, la festa della liberazione a Chieti quest'anno sarà celebrata da 3 giorni di eventi, frutto della sinergia tra prefettura e diverse associazioni cittadine che animeranno gli appuntamenti sul territorio teatino. Resistenza, memoria al futuro. Per la prima volta Chieti dedica 3 giorni alla festa della liberazione. Appuntamenti culturali, musicali ed enogastronomici che si alterneranno prevalentemente nel centro storico e nei luoghi simbolo della liberazione in città. Si inizia sabato 23 con la lettura delle storie della Resistenza a cura dell'Associazione 360 gradi dell'Emeroteca dell'Università d'Annunzio. Alle 11 sarà inaugurato il Bosco della Memoria a cura di Legambiente in via Isonzo, zona villaggio del Mediterraneo, per poi tornare agli appuntamenti del pomeriggio alle 17.30 con il reading di Storie della Libertà, narrazioni dentro la Costituzione. E per finire la prima giornata alle 19.30 con l'associazione Cunta Terra, le storie di gente resistente. È una data ovviamente importantissima per il nostro paese e per quello che sta accadendo nel mondo, penso sia importante per tutti i popoli che si sentono oppressi e che vogliono non solo riacquistare la libertà, ma anche la possibilità di vivere in pace sul proprio territorio. Questa data è importantissima per tutta la nostra comunità nazionale e noi a Chieti vogliamo ovviamente ricordarla con particolare attenzione. Diamo rilievo a quella che è stata la collaborazione all'interno di questa città con l'AMPI in prima persona, che è protagonista insieme a noi, ma anche con tutte le associazioni che hanno raccolto il nostro invito. Abbiamo intenzione, quindi, partendo da quest'anno, di creare una storia all'interno di questa città che ci ricordi cosa è accaduto nel nostro paese. Il 24 aprile sarà un giorno ricco di attività musicali in Corso Maruccino a cura del maestro Mazzoccante e la giornata si concluderà alle 18 con la presentazione del libro Amare Male di e con Guido Catalano e Peppe Millanta, promosso dalla Libreria Giunti di Chieti. Il 25 aprile ci sarà invece la visita ai 4 luoghi simbolo della resistenza a Chieti e in particolare una visita negli ipogei di Piazza Umberto a cura dello Speleo Club, ricordando che quelli furono i luoghi di rifugio per i partigiani. Sono tantissime realtà che sono intervenute, Amnesty e Mediterranea creeranno una mostra fotografica con dei prigionieri di coscienza, quindi saranno 3 giorni di divertimento, ma soprattutto di memoria, di ragionamento su quella che è la resistenza 70 anni fa e quello che è la resistenza oggi. Domani presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo aprirà la mostra Rinascimento dei Bambini, curata dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. Presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra Il Rinascimento dei Bambini, che conclude il percorso progettuale Scuola e Volontariato del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. La mostra, nata per celebrare i 600 anni dalla fondazione dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, è stata scelta dal CSV Abruzzo perché racconta la storia dal notevole valore educativo per i valori del volontariato, di un'opera sociale tuttora attiva e sostenuta da tutta la comunità. Si tratta di un esempio importante per il raggiungimento del bene comune attraverso una concreta partecipazione della comunità cittadina. L'esposizione è in programma a Pescara dal 21 al 30 aprile nei locali della Fondazione Pescara Abruzzo e a Chieti dal 5 all'11 maggio nelle sale della provincia in Corso Maruccino. Questa iniziativa intanto chiude un progetto con i giovani e quindi già questo dice la sua importanza. Chiudere poi questo progetto con iniziative di solidarietà significa buttare un seme che i ragazzi possono raccogliere in termini di gratuità, di bellezza, di carità, e questo può far sì che
questi ragazzi possano contribuire a migliorare la nostra società, a costruire il bene comune. Questo è un po' quello che noi volevamo in qualche maniera dire attraverso questa mostra, ma non lo vogliamo dire solo ai ragazzi, lo vogliamo dire anche alla città. Infatti il pomeriggio la mostra sarà disponibile per tutti quelli che la vorranno visitare e mi auguro che siano tanti. È un'iniziativa che coniuga degli ingredienti straordinariamente efficaci, da una parte i principi di carità, di sensibilità, di umanità e soprattutto dal mio punto di vista laico, principi di solidarietà che implicano anche il senso dell'assunzione del dovere verso problemi critici che riguardano l'età dell'infanzia. Dall'altra c'è un percorso che si intriga con il ruolo dell'arte e della bellezza e sinceramente non riesco a vedere un percorso più nobile per essere solidali verso le criticità dell'età infantile distanti dal ruolo della bellezza e dalla grande efficace e duratura capacità dell'arte di rendere più buoni gli uomini. E ora lo sport col calcio di Serie C, il Pescara torna al lavoro questo pomeriggio al Lughetto di Febo. Di Silvi e Marina per il match dell'ultima di campionato con l'Imolese, per il quale è stato designato Hermes Cavaliere della sezione di Paola. E non sarà a disposizione il terzino Frascatore e dovrebbe essere del match invece Pontisso. Il Pescara vuole centrare un piazzamento che sia il migliore possibile per affrontare dei playoff che sono molto difficili da vincere. Andrea Costantini. Da 5 anni i playoff di Serie C sono una vera e propria lotteria. Bisogna arrivare pronti, esprimere le proprie potenzialità e servirà anche buona sorte necessaria quando ai nastri di partenza si presenteranno ben 28 squadre per un solo posto disponibile per andare in Serie B. Una formula allargata che ha avuto qualche piccola modifica in questi anni, ma che nella sua essenza fu voluta, a partire dalla stagione 2016-17, dall'allora presidente della Lega Pro Gabriele Gravina per dare sostanza alle ultime giornate di campionato, motivando verso un obiettivo formazioni che altrimenti non avrebbero avuto fini di classifica nelle ultime settimane del torneo. La breve storia dice poi che il piazzamento pesa. L'impresa è stata firmata dal Cosenza di Braglia nella stagione 17-18, da quinta classificata fece l'intero percorso per tagliare il traguardo della B, ma l'obiettivo è stato generalmente centrato dalle seconde: Parma 16-17, Reggiana 19-20, Alessandria 20-21. Nella stagione 18-19 si liberò un posto in più e vennero promosse le vincenti delle due semifinali. Il Trapani ebbe la meglio sul Piacenza, 2 seconde. Il Pisa di D'Angelo, 3º, batté la Triestina, 2ª. Dal 1 maggio al 12 giugno, questa la durata della competizione, formula snellissima nei primi 2 turni che si svolgeranno con partite secche da 90 minuti, nel quale il pareggio fa avanzare la migliore classificata che gioca anche in casa. Nei gironi B e C, 5ª contro 10ª, 6ª contro 9ª, 7ª contro 8ª. Nel 2º turno entra in gioco la 4ª che sfida la peggio classificata tra le 3 qualificate, di conseguenza l'altro abbinamento. Nel girone A il Renate, già matematicamente 4º, accede al 3º turno come sostituta della vincitrice della Coppa Italia. Quindi sarà al 1º turno 6ª contro 11ª, 7ª contro 10ª, 8ª contro 9ª. La 5ª entra in scena nel 2º turno. Le 6 squadre, 2 per girone, che avranno la meglio, accederanno al 3º turno, dal quale parte anche la fase con partite andata e ritorno, e chi ha la migliore classifica tra loro sarà testa di serie, al pari delle 3ª e del Renate, che faranno il loro ingresso nel tabellone. Le 5 teste di serie saranno abbinate alle altre tramite sorteggio, giocheranno in casa il ritorno e passeranno il turno in caso di differenza reti pari nei 2 match. La migliore classificata tra le 4 vincitrici sarà testa di serie nel 4º turno assieme alle 3 seconde che entrano in gioco. Anche qui si ripete il meccanismo del turno precedente. Le 4 qualificate accedono poi alla Final Four. Qui decadono i vantaggi delle classifiche. Un sorteggio integrale definisce gli accoppiamenti e in caso di parità nei 2 confronti si andrà fino ai supplementari e ai calci di rigore. Stesso discorso per la finalissima. Un percorso lungo, tortuoso e intenso, nel quale entrare il più tardi possibile, risparmiando energie e preparandosi bene fisicamente e mentalmente, può risultare determinante. Raggiunta la salvezza in casa Teramo, è tempo di bilanci. L'esterno sinistro Davide Mordini ripercorre
alcune tappe del cammino della squadra e individua due trasferte come punti chiave per l'obiettivo, non solo la vittoria con la Fermana, ma anche quella contro la Viterbesi. Ascoltiamolo. Sicuramente l'ambiente è sereno, abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello più importante, che era la salvezza, che se ripensiamo un mese fa avevamo gli stessi punti della Fermana quando abbiamo fatto lo scontro diretto, quindi ci siamo un po' allontanati e è arrivata la matematica già a due giornate dalla fine, quindi abbiamo fatto un bel percorso e devo veramente fare i complimenti alla squadra, allo staff e a tutta la società, perché anche nei momenti di difficoltà siamo riusciti a compattarci e questo può sembrare semplice, ma ti assicuro che non lo è. E quindi niente, sono molto felice del percorso che ho fatto da quando sono arrivato qui a gennaio. Ci teniamo a fare bella figura, sappiamo che è una partita difficile e poi è difficile, però comunque c'è ancora quel barlume di speranza di fare i playoff e noi ce la metteremo tutta per riuscire. Sarebbe una bella impresa che, perché no, tutto, nel calcio tutto può succedere, quindi ce la metteremo tutta. Allora, sono arrivato qua dove sapevo che qualcosa comunque non stava funzionando nella maniera migliore, perché comunque si arrivava da un periodo brutto, il peggiore per il Teramo, dove si perdevano partite per 3-4-0, però comunque in un secondo momento sapevo pure che era una squadra fatta con dei valori e c'erano anche giocatori e soprattutto lo staff che comunque lavorava bene. E non ci ho pensato due volte a venire qua e fare la scelta di venire nel Teramo. Poi col passare dei mesi ci siamo compattati e siamo riusciti a fare gruppo e sono venuti i risultati che sono frutti del lavoro svolto con il mister tutti i giorni, sia nei momenti positivi che nei momenti soprattutto negativi, quando poi abbiamo sempre reagito alla grande, che poi è stato quello che ha fatto la differenza, il saper reagire quando, dopo una sconfitta. Io ho ancora 2 anni di contratto con la Fermana, sono in prestito qua, quindi tutto dipende anche dai playout della Fermana e quindi ancora il mio destino è incerto, dipende anche da altri fattori. Ci sono anche altre partite dove abbiamo anche la vittoria a Viterbo, secondo me è stata fondamentale, perché comunque hai guadagnato 3 punti sulla Viterbese in un momento dove loro stavano facendo punti e si stavano avvicinando, quindi ci metto anche quella di Fermo, ma ci metto anche quella di Viterbo, secondo me sono le due fondamentali. Recupero di Serie D senza gol, finisce 0-0 tra Pineto e Porto d'Ascoli, pari che serve a poco per la squadra di Amaulo ai fini della lotta playoff. Roberta Risante. Non vanno oltre lo 0-0 Pineto e Porto d'Ascoli nel recupero della 26esima giornata. Le due squadre giocano una gara accorta e avara di emozioni senza riuscire a superarsi. La novità più importante è la presenza dal primo minuto nei locali di Galeano a centrocampo, mentre tra gli ospiti in campo c'è anche l'ex Verdesi. Primo tempo alla Camomilla che si accende solo nel finale di frazione. Il Pineto tiene le fila della gara ma fatica oltremodo a trovare spazi col Porto d'Ascoli che gioca tutto sotto la linea della palla, quindi ci prova da fuori come al 19esimo quando Caprioli trova la gran botta dalla distanza che sorvola la traversa, quindi al 22esimo lo stesso Caprioli apre sulla destra per Romano, la conclusione a giro dell'attaccante che termina oltre il 7. La gara stenta a decollare e i minuti scivolano via senza particolari patemi. Brutta tegola al 39esimo per il Porto d'Ascoli che perde Battista per infortunio, sostituito da Clerici. Nel finale timide proteste biancazzurre quando Finò al
42esimo, sembra recuperare un pallone oltre la propria area di competenza, ma arbitro e assistente ben appostati non sono dello stesso avviso. Proprio prima di rientrare negli spogliatoi però al 45esimo il Pineto rischia di incassare la rete ospite su contropiede. Spagna, giudicato in posizione regolare, chiama all'intervento Mercorelli, quindi Verdesi raccoglie la sfera e va ad un passo dal gol dell'ex, con Rea bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. In avvio di ripresa la risposta del Pineto, che sfiora il vantaggio al nono, traversone di Della Quercia in area per la testa di Romano, che scheggia la parte superiore della traversa. Romano protagonista anche al 13esimo, ma come difensore aggiunto, quando salva sulla linea una palla vagante in area sugli sviluppi di una punizione di Evangelisti. Pasticcia quindi il Pineto, che rischia al 20esimo quando Mesisca perde un pericoloso pallone buono per Spagna, che contrastato da Pepe perde l'attimo. La reazione alla mezz'ora, occasionissima per i padroni di casa, ad un passo dal gol del vantaggio. Ripartenza veloce dei biancazzurri, dialogano Barlafante e Romano, ma il diagonale impreciso termina sull'esterno della rete. Risposta del Porto d'Ascoli alla prima vera sortita offensiva nel secondo tempo, con il diagonale di Petrini al 36esimo, bloccato da un attento Mercorelli sul primo palo. Non succede più nulla in un match soporifero che finisce senza reti, in attesa di tornare di nuovo in campo già domenica. E questa era l'ultima notizia. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito e buona serata.